Mentre invece per quanto riguarda l'allenamento, segui un protocollo in particolare o hai Ma preferenze? io ho iniziato 10 anni fa con le split routine, perché tutti usano questi schemi di allenamento, quindi ho detto, vabbè, questo credo che sia, sembrava come se fosse l'unico metodo di allenamento efficace. In realtà poi non è così. Negli anni sono venuto a conoscenza che in realtà i protocolli total body non sono qualcosa di necessariamente legato al fitness o alle donne. I protocolli total body erano i protocolli prediletti dai primi bodybuilder, magari degli anni 50, 60, adesso non ricordo bene i tempi di preciso, ma comunque si osservava che i primi culturisti usavano proprio protocolli che allenavano tutto il corpo in una seduta, ottenendo comunque dei buoni risultati, perché in effetti, considerando poi che in quegli anni, almeno prima degli anni 60, 70, adesso non ricordo quando hanno iniziato a usare gli steroidi, però erano dei fisici di tutto rispetto. Chiaramente Certo. anche la genetica faceva il suo, però si può capire che poi le split routine non siano per forza di cose il protocollo superiore. Non ritengo che ci sia un protocollo superiore a un altro, perché recentemente ho scritto anche un articolo per Body Science, che è un altro progetto per Vincenzo Tortora, quindi il gestore di Vivere in Forma, in cui si osservava che in realtà sul lungo termine, a parità di volume, la monofrequenza e la multifrequenza, quindi protocolli total body o in split routine, producessero simili risultati, purché il volume fosse pareggiato. E quindi per ora mi sono comunque soffermato sulle split routine, perché sono un po' schiavo della routine, nel senso che ho trovato difficoltà a riprogrammare i miei allenamenti per iniziare questo percorso total body, però a breve dovrò adattarmi, perché comunque pensavo di iniziare l'Ultimate Diet di McDonald's, che impone proprio l'uso di protocolli total body. L'Ultimate Diet di McDonald's è un approccio alimentare estremamente interessante che volevo provare, e quindi per forza di cose dovrò adattarmi. Chiaramente questo poi permette di ampliare un po' l'esperienza di allenamento, e quindi capire che dopo tutto le total body non sono inferiori necessariamente. Esatto. E per quanto riguarda invece magari le forme di periodizzazione, sono sempre di recente. Ho iniziato ad adottare la periodizzazione ondulata settimanale, perché le evidenze scientifiche attuali stanno confermando come in realtà la periodizzazione ondulata sembri essere, se non simile, tendenzialmente superiore a quella lineare classica, dove a ogni mesociclo, quindi a ogni mese più o meno, vengono variati i parametri, magari aumentati i carichi, ridotti i volumi, eccetera. La periodizzazione ondulata settimanale si struttura alternando di settimana in settimana, magari endurance muscolare, forza massima e ipertrofia classica, come la conosciamo tutti. Cito anche una recente review di Chris Beardsley, che è un ricercatore indipendente che lavora per il sito di Brett Contreras, il ricercatore specializzato nella biomeccanica. Recentemente ha pubblicato questa review, non in letteratura, in cui, analizzando tutte le evidenze, riconosceva che la periodizzazione, ci sono deboli evidenze che la periodizzazione fornisca risultati superiori ai programmi non periodizzati, strettamente per l'ipertrofia, non per la prestazione. Per la prestazione invece si è visto che la periodizzazione batte la non periodizzazione. La conclusione di Beardsley era che, comunque, visto che la periodizzazione consente di sviluppare una maggiore forza, e la forza può essere implicata in maggiori guadagni di ipertrofia, allora suggeriva comunque di periodizzare. Queste conclusioni non sono troppo in linea con quelle di Helms, della review recente in cui ha partecipato anche Schoenfeld, in cui veniva riconosciuto che comunque la periodizzazione ondulata fosse migliore di quella lineare, tendenzialmente. Però sicuramente, dovendo riconoscere una forma di periodizzazione interessante, sicuramente l'ondulata settimanale, che sembra essere l'unica compatibile con le split routine, è sicuramente quella che ho ritenuto più interessante da applicare. Sì, è più varia anche, così praticamente ogni settimana Sì, comunque hai stimoli diversi e. esatto. Sì, ha una maggiore varietà, quindi io non devo per forza stare un mese con lo stesso protocollo.
e ho la possibilità di essere molto più flessibile. Una settimana scelgo di fare endurance muscolare con magari alte ripetizioni e pause brevi, la settimana dopo passo all'ipertrofia classica, quindi a moderate ripetizioni e pause moderate, e la settimana dopo magari riduco un po' i volumi totali e faccio forza massima con pause molto lunghe e ripetizioni molto brevi. Questo per me è molto stimolante, è stato l'approccio che mi è piaciuto di più e che tra l'altro è anche scientificamente provato che sia tendenzialmente superiore perlomeno per i guadagni di prestazione. Certo. Ritengo interessantissimo lo stimolo differente, quindi gli estremi opposti, endurance muscolare e forza massima, riescono comunque a sviluppare delle componenti dell'ipertrofia tendenzialmente diversi. Ricordiamo che l'endurance muscolare va a stimolare molto la capillarizzazione e anche la densità mitocondriale, si è visto, mentre la forza massima si dice, poi questo può essere discutibile, che vada a stimolare più l'ipertrofia miofibrillare, quindi la componente delle proteine contrattili. Però sicuramente la cosa più interessante che ritengo è, oltre a questa complementarietà, anche il fatto di sviluppare una prestazione che non può essere ottenuta con i protocolli classici di ipertrofia. Quindi, se uno rimane sulle moderate ripetizioni e sulle pause moderate, non potrà estremizzare lo sviluppo dell'endurance, come non potrà sviluppare l'aumento della forza in maniera paragonabile. Quindi l'ho ritenuto un protocollo sicuramente da prendere in considerazione. Sicuramente interessante, come ti dicevo anche offline, anch'io questo, cioè, seguo anch'io un protocollo abbastanza ibrido proprio per stimolare i vari distretti muscolari con diversi stimoli per richiamare la memoria muscolare su diversi tipi di sforzo, quindi ok l'endurance, ok il time under tension. Ma anche appunto esercizi più di forza, soprattutto adesso comunque che ho finito le gare e quindi diciamo con anche sono tornato a mangiare come un cristiano normale, ho più energia e riesco insomma anche a mentalmente più che altro ad affrontare anche carichi più pesanti. Sì, ritengo comunque che purtroppo il concetto di prestazione sia molto sottovalutato nel bodybuilding, quindi a un culturista in parte comprensibilmente non interessa sviluppare la prestazione, però non considera che la prestazione può consentirgli di sviluppare anche maggiori guadagni di volume, di ipertrofia muscolare. Certo. E quindi l'ho ritenuto interessante. Altra alternativa che si potrebbe fare, che io anche tendo a mettere in pratica molto spesso, è quella della sessione mista, quindi partire con la forza, andare avanti con l'ipertrofia classica e poi finire con l'endurance muscolare, tutto nella stessa seduta. Anche questo è un approccio molto interessante che combina tutte le metodiche in una volta. In una E seduta. mi dicevi anche tu che magari l'avevi provata, no? Sì, esatto, direi che è anche il protocollo che sto seguendo al momento, quindi anche oggi infatti si vede un po' dalla faccia, sono un po' emaciato, ho fatto una sessione Dopo di gambe poi gambe, posso capire. esatto, gambe, Esatto. quindi con squat pesante, con insomma diversi set pesanti da, era più che altro un piramidale, quindi partendo da 20 ripetizioni e poi salendo per 8 set fino ad arrivare agli ultimi set da 4-5 ripetizioni. Poi hack squat con serie lunghe, 3-4 set da 20-25 ripetizioni e poi così via, magari aggiungendo leg extension con delle tecniche di intensità. Diciamo che insomma si vede dalla faccia, sono abbastanza bianco, tipo Casper. L'avevo notato, sì, Dopo questa. la chiamata mi mangio un po' di beef per riprendermi un attimo. Prenditi anche un po' di zuccheri perché sennò mi caschi per Certo, terra. no, certo, non ho paura di quelli. E invece l'ultima domanda che volevo farti era, ne abbiamo portato anche con gli altri ragazzi, un attimo su quelli che sono i luoghi comuni che anche con il tuo lavoro di divulgazione e di demistificazione di queste leggende da spogliatoio, praticamente immagino tu faccia ogni giorno. Non so, per esempio c'è il discorso, magari uno spunto interessante potrebbe essere quello molti pensano, comunque i novizi, i principianti pensano che più proteine uguale più muscolo, quindi si mangiano quantitativi assurdi di proteine perché dicono, ovviamente le proteine sono le mattonelle dei muscoli, quindi mangio 400 grammi di proteine al giorno o mi mangio uno dei barattoli che hai lì dietro in una seduta, che ovviamente si trasforma in un
bicipiti enormi. Non è così, giusto? Allora, diciamo che per la gente comune sicuramente il discorso proteine è molto sottovalutato, cioè la gente non ha idea di quanto sia il suo fabbisogno proteico. Chiaramente una persona media non sportiva copre facilmente il suo fabbisogno, non si considera che lo sportivo necessita anche di duplicare, se non di più, in certe situazioni, l'apporto proteico. Il soggetto e la letteratura ha definito dei range ben stabiliti di assunzione di proteine, poi queste assunzioni variano in dipendenza poi di diverse circostanze, però normalmente ci sono dei dosaggi più o meno definiti che vanno da 1,6 a 1,7 in condizioni normali, si dice. Chiaramente tutti noi, io sono sempre stato sui 2, 2,2 per chilo perché all'inizio mi dicevano così. So però che se devo conoscere le quantità minime per consentire i guadagni massimi, so che posso tenermi benissimo 1,6 e sono, diciamo, più o meno al sicuro. Di recente, la letteratura ha riconosciuto che ci sono certe circostanze in cui si necessita di andare oltre questi valori e queste sono le fasi ipocaloriche, quindi di definizione. In definizione si necessita di una riduzione dell'apporto calorico e a questa riduzione va compensato un aumento delle proteine. Non solo, l'apporto calorico non è l'unica cosa che incide su quante proteine debbono essere apportate. Quindi anche l'apporto di carboidrati determina molto i valori ideali di proteine da assumere. Quindi più siamo in restri allora, più è marcata la restrizione, quindi più è il deficit calorico, più proteine abbiamo bisogno, ma vale anche per i carboidrati. Meno carboidrati abbiamo, più proteine dobbiamo assumere per prevenire la degradazione o comunque attenuare al massimo la degradazione del muscolo scheletrico, che è una cosa che purtroppo avviene fisiologicamente nelle fasi ipocaloriche. Quindi per questo consigliavo anche il carb cycling, perché se noi stiamo per un periodo troppo prolungato senza carboidrati, a parte che la prestazione va giù in una maniera impressionante, ma rischia fortemente di buttare giù troppo muscolo. Infatti c'è un review di Aragon, di Helms, in cui ha partecipato anche Aragon, sulle indicazioni nutrizionali, che diceva che a parità di calorie e proteine, una dieta con più carboidrati consentiva di mantenere meglio la prestazione e di mantenere meglio la massa magra. Questo vuol dire che non sono solo le calorie ad incidere e le proteine, ma anche i carboidrati. E questo insomma solleva delle questioni interessanti perché la gente tende a ritenere che magari certi valori siano validi in tutti i contesti. In realtà sappiamo che, secondo quanto aveva stabilito quella revisione, i quantitativi massimi possono arrivare addirittura a 3 per chilo più o meno di proteine quando siamo molto in restrizione calorica. Quindi questi valori sono giustificati in certe situazioni. Però chiaramente dipende un po' anche dal livello di preparazione, di esperienza del soggetto, quindi uno che inizia non ha senso che vada ad assumere così tante proteine. Tra l'altro rivelo anche le conclusioni di una recente ricerca italiana condotta da Paoli, che aveva visto che a parità di calorie, in un programma con i pesi per chi iniziava ad allenarsi, tra chi assumeva 0,85 o le quantità di, mi sembra, 1,6 grammi per chilo di proteine, i guadagni erano uguali. Questo vuol dire che per chi inizia, in sintetizzando, non ha bisogno di troppe prote di tante proteine e queste richieste vanno aumentando nel tempo. Assolutamente, no, veramente interessante. Quindi, praticamente, riassumendo, comunque se hai una dieta ipercalorica, non è necessario consumare un quantitativo abnorme di proteine perché comunque si sfrutta il potere anticatabolico dei carboidrati, mentre invece se comunque si è in preparazione a gara, in una fase di restrizione calorica, o di definizione, lì magari, diciamo, si possono aumentare, per periodi medio-lunghi, diciamo, il quantitativo di proteine. Sì, guarda, il consiglio pratico che mi sento di dare in questo caso è proprio quello di stare più o meno sui 2 grammi per chilo, perché questo ci consente di stare un po' più alti rispetto ai minimi per chi non controlla le calorie, perché chi non le controlla non sa se è in ipercalorica, in ipocalorica, in normocalorica. Quindi per diciamo, compensare questa incertezza, questo dubbio, è meglio magari assumere un po' più di proteine per essere sicuri magari di non essere a rischio di degradazione.
però non ha senso andare oltre questi valori se non in casi proprio di atleti avanzati, ecco. Esatto. Poi comunque sì, troppe proteine, diciamo, sono un eccesso, non portano ovviamente a farti scoppiare i reni come molti pensano, però Anche insomma, questo è un altro mito, esatto. troppo supportato da molti professionisti. Io vedo che, con tutto rispetto, ma ogni tanto bisognerebbe leggersi un po' la letteratura scientifica sull'argomento. Non c'è nessun documento che abbia mai stabilito che un eccesso di proteine, poi eccesso rispetto a cosa non si sa, porti a danni renali. Ci sono studi a lungo termine che non hanno mai confermato queste evidenze, ci sono moltissime, le principali review sul tema non hanno mai confermato questo. Quindi invito anche, non solo, non per forza la gente comune, ma soprattutto i professionisti a non trarre delle conclusioni basate su ipotesi, ecco, perché su questo non esiste evidenza, sul soggetto sano almeno. Esatto, no, più che altro sì, è un eccesso, quindi praticamente non sono necessarie, non vanno a migliorare, come portavi anche tu l'esempio dello studio appunto italiano, non portano comunque a dei vantaggi in termini di ipertrofia o di crescita muscolare assolutamente, sono semplicemente un eccesso che, come tutti gli eccessi, ovviamente vengono poi trasformati in depositi adiposi, quindi insomma non è necessario. Sì, avevo dedicato un articolo anche a questo, perché si dice tanto che le proteine vengono convertite in grasso. In realtà c'è un po' di incertezza su questo. Tuttavia, bisogna riconoscere che l'eccesso calorico, indipendentemente da cosa sia portato, porta ad accumuli di grasso. Quindi, anche se le proteine magari non vengono veramente convertite, in un discorso ipercalorico c'è sempre un accumulo, quindi non si può sperare che aumentando le proteine, magari oltre i livelli di mantenimento, non si accumuli. Le proteine, il fatto che vengano convertite magari può essere discutibile, l'ho scritto in un articolo su Vivere in Forma, le proteine alimentari fanno ingrassare, si intitola, col punto di domanda, dove appunto riassumevo le conclusioni di una ricerca, l'unica che ha valutato quanto le proteine riuscissero a incidere sul grasso corporeo, e si è visto che intrinsecamente non incidono, però è l'apporto calorico di per sé, quindi a parità di surplus calorico, più o meno proteine non fanno differenza, però l'accumulo di grasso è uguale. Quindi bisogna riconoscere che le proteine contribuiscono magari indirettamente all'accumulo di grasso. Assolutamente, assolutamente. E poi diciamo l'ultimo spunto, se vuoi l'ultima domanda, era il discorso delle gare di bodybuilding. So che insomma mi dicevi offline che avevi intenzione magari in futuro di provare tu stesso, diciamo, l'emozione di salire su un palco. Quindi cosa ne pensi? Qual è la tua opinione? Credo che il bodybuilding natural sia una gran cosa, nel senso che permette di capire l'uomo senza aiuti particolari. Chiaramente abbiamo la supplementazione, ma può favorire dei vantaggi fino a un certo punto, limitati, dove l'uomo può spingere senza aiuti anabolizzanti. Quindi permette di capire in natura quanto l'uomo può crescere muscolarmente. Chiaramente questo è determinato tantissimo anche dalla genetica, quindi chiaramente quelli che partono avvantaggiati magari vincono, però permette anche al singolo individuo di misurarsi con se stesso, quindi di avviare un percorso in cui i suoi guadagni vengono aumentati di anno in anno, e quindi è un po' una sfida con se stessi più che con gli altri, anche perché ritengo che appunto se uno ha una genetica tale da poter battere la media, ci sia quasi poco da fare. Però è anche interessante vedere quanto un uomo con una genetica nella media possa veramente superare magari il suo limite apparente, che magari non è il vero limite e che quindi può essere superato. C'è tantissima teoria da applicare, non si finisce più di imparare. È uno sport che forse uno dei più minuziosi sulle tecniche alimentari. Infatti i culturisti sono molto più preparati di altri sportivi in termini di alimentazione, di tecnica proprio, di aspetti tecnici più pratici sulla composizione corporea, quindi sicuramente il bodybuilding natural è qualcosa di molto apprezzabile, che va distinto poi dal bodybuilding tradizionale, insomma. Certo, sì. È comunque un percorso, come dicevi, anche per mettere in pratica, per vedere gli effetti di un
di un equilibrio comunque che si va a ricercare per quanto riguarda l'alimentazione, l'integrazione, gli allenamenti e vedere comunque di anno in anno quanti progressi si riescono a accumulare poi, per potersi poi confrontare con altri atleti dello stesso livello. La cosa interessante è che il culturismo, magari ancora di più il natural, permette di capire quanto la strategia di alimentazione magari possano incidere, perché una persona media non ha idea di quanto il cibo possa avere un effetto sul corpo, mentre il culturista vede proprio il lato empirico della questione, di quanto abbia effetto una certa strategia alimentare sul proprio fisico, sui propri progressi. È una cosa interessante. Quindi se dovessi dare un consiglio ai principianti o chi si avvicina al mondo del bodybuilding, consiglio da quel che ho capito sarebbe quello di concentrarsi in modo particolare nel trovare un equilibrio per quanto riguarda l'alimentazione, o mi sbaglio? Sì, io dico sempre che l'alimentazione è, diciamo, il fulcro un po' di questa attività. Bisogna un po' sensibilizzare le persone a prendere in considerazione l'aspetto alimentare, che è anche l'aspetto forse più difficile da seguire. Dico sempre, e lo ripeto, che uno può allenarsi un po' in maniera un po' scadente e seguire l'alimentazione in maniera perfetta e ottenere dei buoni risultati, mentre magari allenandosi in maniera perfetta, programmata, con tutti i parametri a posto, ma non mangiando adeguatamente, non otterrà niente di particolarmente significativo, quindi questo fa intendere quanto l'aspetto alimentazione sia incisivo nei risultati del bodybuilding. La gente parte con l'idea che l'alimentazione sia una cosa secondaria, che per mettere su muscoli ci si debba allenare ore e ore al giorno per diventare poi come quelli del Mister Olympia. Magari fosse così, è una cosa molto più complessa. Però Assolutamente. appunto, bisogna sensibilizzare le persone a prendere in considerazione molto di più l'aspetto alimentare, che è fondamentale. Sono d'accordo, sono d'accordo. Benissimo, abbiamo parlato per più di un'oretta, però insomma è stata una chiacchierata decisamente molto interessante, quindi ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e poi credo anche insomma per gli altri ragazzi o chi insomma guarderà questo video. Se è importante anche magari citare alcune degli studi e degli articoli di cui scritti da te, ma anche quelli degli altri studiosi. Assolutamente. Quindi li metteremo, li inseriremo Volentieri. comunque nella description box del video. Assolutamente, sarà una mia priorità. Perfetto, e per il momento ti ringrazio, grazie ancora per il tuo tempo, è stato veramente interessante. Poi ci saranno altre occasioni, altre round tables, così sicuramente ti inviterò se sei interessato. Volentieri, sono disponibilissimo al confronto, quindi diciamo che non vedo l'ora, parteciperò volentieri. Grazie di avermi fatto partecipe del tuo progetto e ti auguro un buon proseguimento nel tuo percorso da culturista. Grazie, è stato un piacere. Grazie mille, Lorenzo. Ciao. Grazie, ciao Fran.